running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Pronti per il 3 minuti con lo spazio dove incontriamo i numeri 1. Chi sarà l'ospite di oggi? La 6. Pulsazioni sonore, pura energia musicale. La 6, che radio. Siamo con Marco Tullio Giordana, regista del film Romanzo di una strage. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione. Ecco, c'è una verità su Piazza Fontana, che è ciò di cui parla il film, la strage di Piazza Fontana. C'è una verità, ma è stata continuamente sepolta, ovattata, nascosta, sia dai servizi segreti deviati, già dire questa parola mi sembra di ripetere un luogo comune, sia anche dalla disinformazione. Se noi oggi sappiamo qualche cosa è grazie a quei giudici e grazie a quei giornalisti che non si sono accontentati delle veline ufficiali. Quindi anche il mio film, per esempio, penso che non dia allo spettatore quel sentimento di desolazione, di fallimento, perché vede che ci sono anche delle figure che si oppongono alla disinformazione, come quella di Marco Nozza o come il commissario di Calabresi, che capisce a un certo momento che lo Stato che lui serve fedelmente lo sta tradendo. Quanto è importante oggi raccontare quei fatti a più di 40 anni di distanza? Beh, non sarebbe importante se lo si fosse raccontato allora, e quindi un giudizio o un'opinione su quegli avvenimenti si fosse solidificata come un dato culturale, un po' come noi sappiamo che è esistito, non so, il Risorgimento, la Resistenza o il Rinascimento, ma siccome non si è voluto arrivare alla verità, non se ne è saputo nulla. E oggi ci sono molti ragazzi che la parola Piazza Fontana cascano dalle nuvole, e io penso che sia un enorme errore che un ragazzo non sappia un capitolo della storia recente che ha riguardato i suoi genitori e non sappia che cosa corrisponde, non sia un'emozione prima ancora che un giudizio. Ma ci sono dei colpevoli accertati della strage? Più che non ci sono colpevoli, non ci sono condannati, perché i colpevoli, Freda e Ventura, la Cassazione del 2005 ha detto che loro erano i colpevoli, ma non li poteva più condannare perché già processati e assolti in Cassazione in un processo precedente. Siccome non si può processare una persona due volte, un po' come nel caso di O.J. Simpson, le prove vengono fuori dopo, ma lui l'ha scampata e quindi a piede libero. E in teoria tu non puoi neanche dire che è stato un assassino di O.J. Simpson. Di Freddy Ventura possiamo dirlo perché la Cassazione questo ci ha detto. Però si è arrivati a questi nel 2005, capite? È passato un sacco di tempo. E andavano inchiodati subito, andava scoperto subito, le indagini andavano fatte bene, altro che storie. Nel suo film lei dà anche una lettura così diversa da quella più raccontata dell'omicidio di Calabresi, cioè come se si aprisse un altro scenario sulla sua morte, uno scenario che riguarda per certi versi per appunto i servizi deviati. Beh, io sono convinto che in quel caso, non per smentire la condanna passata in giudicato e ora anche eseguita fino in fondo, siccome il film non si occupa di questo non voglio aprire un capitolo del quale neanche io so abbastanza, però in generale il mio atteggiamento è questo: prima di dire, sai, le sentenze non si commentano, ma insomma secondo me invece le sentenze si commentano, si vede se sono fatte bene, perché la magistratura quando dà un giudizio, esprime il suo giudizio, fa una rappresentazione esattamente come un'opera d'arte, e non è detto che le rappresentazioni siano giuste. Non è per dire che io sono colpevolista, innocentista, ma abbiamo capito veramente tutto bene che cosa è successo? Se sì, siamo tutti contenti, ma io ho qualche dubbio, sempre qualche dubbio. Sì, ci può spiegare il perché del titolo, per appunto, Romanzo di una strage? Ma si chiama Romanzo di una strage perché si intitolava Il romanzo delle stragi, un articolo illuminante di Pierpaolo Pasolini uscito sul Corriere nel 74 col titolo Che cos'è questo golpe, e poi nel 75 raccolto negli scritti corsari, 75 l'anno della morte di Pasolini, dell'assassinio di Pasolini, appunto col titolo Il romanzo delle stragi, dove Pasolini, partendo da Piazza Fontana, e nel 74 ne erano già arrivate parecchie altre, le interpretava, trovava il filo che le legava, le descriveva, fatto quello che deve fare un intellettuale, cioè cercare di connettere elementi sparpagliati, le tessere di un mosaico, e metterle insieme perché si capisca cosa è successo. E quindi Il romanzo di una strage, perché io mi occupo della prima di queste stragi, forse la madre di tutte le stragi, ma non me ne occupo come un magistrato, come un poliziotto, me ne occupo come un artista che quindi deve dare la rappresentazione più larga
possibile, e lo deve fare toccando le emozioni degli spettatori e non semplicemente dando una lezione pedante di storia a una classe di ragazzini riottosi che non vede l'ora che suoni l'intervallo. Le vorrei chiedere del perché del personaggio di Aldo Moro, che non è stato direttamente coinvolto nella vicenda. Era appena stato presidente del Consiglio, aveva sventato il colpo di Stato del 64, era coinvoltissimo nella vicenda, certo non come responsabilità della strage, ma come uomo al corrente dei fatti. E quindi proprio la novità del film è che non è che racconta solo la meccanica, i manovali, chi ha messo la bomba, ma anche che ripercussioni ha avuto nel palazzo, perché poi è il palazzo l'utilizzatore finale della strage di Piazza Fontana, come si direbbe oggi. Quindi Moro è un personaggio chiave anche per il fatto di aver bloccato l'idea o la debolezza verso l'idea di un colpo di Stato, e quella che gli verrà fatta pagare nel 1978. Ecco, al di là dell'essere direttamente coinvolto, Moro rappresenta in qualche modo nel film la coscienza del paese a partire dal primo monologo. Rappresenta, come nel titolo del capitolo che lo riguarda, la ragion di Stato, perché Moro fa una cosa che si potrebbe anche vedere in maniera grave, cioè Moro sa la verità, perché i suoi... Moro era stato ministro della difesa, era in contatto con i servizi segreti militari che gli rappresentarono la situazione immediatamente per com'era. Erano stati neofascisti a mettere le bombe, e Moro sceglie di non rendere pubblico questo memoriale, contrattando col presidente Sarrar, che non è che avesse organizzato lui la bomba, ma aveva mostrato una certa propensione, essendo un fedele atlantista, a rispondere alla sollecitazione che venivano dagli Stati Uniti, Nixon e Kissinger. Quando io dico Stati Uniti bisogna sempre poi riferirsi al periodo storico, perché per me non sono il male gli Stati Uniti per forza, ma in quel momento avevano una politica estera molto disinvolta verso tutti i paesi che potevano spingersi a sinistra, e quindi avevano favorito il colpo di Stato dei colonnelli in Grecia nel 67, erano pronti a sostenere un colpo di Stato in Italia, così come li avevano sostenuti i colpi di Stato nell'America Latina. Quindi il quadro è molto complesso, un uomo di Stato deve controbilanciare tutte queste forze. In quel momento Moro sceglie di non renderlo pubblico, sceglie il male minore, in cambio del fatto che non ci saranno più protezioni per gli servizi segreti e gli apparati deviati. Infatti, diciamo, quella deriva dello Stato si ferma. Però poi non abbiamo saputo in tempo reale la verità. Moro ha fatto questo, io penso, perché per una valutazione sui rapporti di forza in quel momento e sulla gravità che l'idea che lo Stato potesse essere implicato, sulla gravità delle reazioni nella popolazione e nelle divisioni e nell'alimentare una violenza che stava crescendo. Quindi non mi sento di condannarlo per questo, forse ha fatto la cosa giusta, non sono in grado di dare un giudizio su di questo, però bisogna mostrarlo perché fa parte del complesso tavolo da gioco anche questo aspetto. Chi ha condotto in prima persona l'indagine parallela di cui viene a conoscenza Calabresi? Fu fatta dall'allora colonnello Pio Alferano, che poi è diventato responsabile del nucleo artistico, un grandissimo militare, soldato, una persona per bene, che ha fatto in 4 giorni quello che non era riuscita a fare la questura di Milano. Quelle armi che si vedono nel film, che vede Calabresi nell'ultima parte del film, sono le armi di Gladio? Beh, certo, allora ancora non sapevamo che si chiamava Gladio, non sapevamo tutto quello che c'era dietro, ma è accertato che fin dal dopoguerra molti di questi depositi armi, nel caso di un'invasione da parte del Patto di Varsavia, siamo in una zona di confine con l'est, allora la Jugoslavia non faceva parte del Patto di Varsavia, però si poteva temere un'invasione, e quindi per armare la resistenza contro un'invasione comunista esistevano questi depositi di cui erano a conoscenza alcuni settori militari, carabinieri e l'organizzazione Stay Behind, di cui facevano parte anche i politici, di cui poi si sarebbe saputo che facevano parte dei politici. C'era anche già la P2, anche se noi non lo sapevamo, c'era già un bel pasticcio nato nel paese. Lei ha detto durante la conferenza stampa che, incontrando vari registi in un immaginario paradiso, da Kubrick, Bergman, Buñuel, le piacerebbe che questi registi le dicano cosa.
Bravo ragazzo, hai fatto mica cos'è che hai fatto tu? Dico, ma guarda, ho fatto i 100 pa, vabbè, mica male. Poi La meglio gioventù, ah però. E poi Romanzo di una strage, vai ragazzo, entra. Mi piacerebbe dicessero questo, senza fare troppo un esame così, ma questo com'è, non è. Insomma, mi piacerebbe questo, lì, sai, non essendo un credente, mi immagino che lì siano quelli i compagni di scuola. Fra l'altro credo molto più severi del buon Dio, perché i cineasti sono severi. A me piacerebbe che mi assolvessero e mi facessero passare, perché deve essere niente male stare in paradiso in compagnia di questi. Sì, ci si domanda oggi come fosse arrivata l'Italia a quel punto, al punto in cui, a quel 12 dicembre del 69. Beh, era un'Italia che aveva appena ricostruito il paese dalle macerie del dopoguerra. Aveva assorbito la cosa più disastrosa che può capitare a un paese, che è la guerra civile, ma aveva ritrovato una sua pacificazione e si stava spostando, come succedeva in tutti i paesi d'Europa, verso una cauta politica riformista. In Italia ogni volta che è in atto uno spostamento, chi ha i privilegi non accetta in alcuna maniera di perdere neanche un'unghia. Questa è la cosa incredibile, perché si potrebbe stare molto meglio tutti quanti se si ridistribuissero i privilegi. E quindi la reazione che utilizza Piazza Fontana per bloccare questa crescita è la stessa reazione che capiterà poi con le bombe negli anni 80, che capiterà nel 92 con le stragi di mafia, io non dico che potrebbe riaccadere, perché mi sembra che in qualche maniera gli anticorpi un po' si sono ristabiliti, però certo non si è fatta una riforma da allora, il paese è molto degenerato ed è peggiorato, perché semplicemente non riesce a modernizzarsi, lo si diceva già allora, e se penso che alcuni di questi personaggi hanno continuato a fare politiche per molto tempo dopo, e che i cosiddetti nuovi politici arrivati dopo non hanno fatto che ripetere la stessa politica, mi sembra che siamo indietro di 42 anni e che diventa molto difficile da recuperare. Secondo lei il rischio della tensione, di una strategia della tensione, c'è anche oggi? Il rischio c'è sempre, ogni volta che si toccano interessi legittimi o meno legittimi. In Italia poi le sue categorie sono molto ben strutturate, si difendono, il lobbismo è molto diffuso nel nostro paese. Probabilmente è necessaria una riforma del lavoro, non voglio entrare in un argomento che non è di mia competenza, è necessario fare dei sacrifici. Questi sacrifici sono accettabili se li facciamo tutti in proporzione, è impossibile accettarli se li fa solo una parte. A me questo sembra di un'ovvietà che, non so, lo capisce la mia nipotina che ha 4 anni, direi adesso ci facciamo tutti un sacrificio, però tu lo fai più di me. E no, si ribellerebbe, perché non è possibile questo. Eppure rispetto a 40 anni fa la forbice ricchezza povertà è enormemente aumentata. Certo, i nostri ricchi che vivono protetti dalle loro guardie del corpo possono anche infischiarsene della sicurezza del paese, ma tutti gli altri che sono la maggioranza non possono non sentire che l'aumento della povertà è una minaccia alla convivenza, una minaccia alla sicurezza, perché poi i poveri devono mangiare, se non lo trovano diventano dei borderline. Quindi è urgentissima questa riforma per tutti, io lo dico anche per quelli molto ricchi, perché oltre un certo limite non la si gode neanche più sta gran ricchezza, fa diventare pazzi e basta. E ci guadagnerebbero essere un po' meno ricchi, fare un po' la vita di tutti quanti, avere degli scambi anche con persone più intelligenti ed eliminare questo spaventoso divario che rispetto agli anni 60 è enormemente aumentato. Quindi Pinelli e Calabresi sostanzialmente sono due vittime postume della strage di Piazza Fontana? Si può aggiungere all'elenco delle vittime di quelle 17 persone anche Pinelli e anche Calabresi, e anche, aggiungo io, il mio compagno di scuola Saverio Saltarelli, che era di fianco a me quando l'anno dopo, 12 dicembre del 70, facciamo una commemorazione a Piazza Fontana proprio per la strage dell'anno prima, e ci furono degli scontri con la polizia e fu ucciso da un candelotto lacrimogeno sparato dai carabinieri ad altezza d'uomo. Anche quello è una vittima, nessuno lo ricorda, io lo ricordo perché era mio compagno di scuola. Ma si potrebbe aggiungere all'elenco delle vittime di Piazza Fontana anche tutte quelle venute dopo,
perché Piazza Fontana, avendo rotto la fiducia nello Stato, nella convivenza, ha autorizzato alcuni a pensare che bisognasse difendersi, addirittura con le armi. Quindi le conseguenze anche psicologiche e poi anche operative di Piazza Fontana sono state devastanti per l'Italia. Noi non avremmo avuto il terrorismo senza Piazza Fontana, di questo ne sono convintissimo. Lei descrive al momento della bomba una Milano molto cupa, sembra già notte, è già sceso il sole, eppure sono appena le 16:30 del pomeriggio. Se lei mi dice, mi racconti un bel pomeriggio milanese, io vedo subito la nebbia, che adesso non c'è più, perché non ci sono più le fabbriche, le hanno chiuse tutte, delocalizzate in paesi che possono assorbire i vapori devastanti, e con un gran buio, forse un buio psicologico. Grazie mille. Tra non molto